Buongiorno. Buongiorno e benvenuti a questo meraviglioso giorno, nuovo giorno alla presenza del Signore. Sappiamo, capiamo, siamo consapevoli che per molti non è proprio meraviglioso perché si è aperto un nuovo giorno in cui si possono affacciare delle sfide importanti oppure delle situazioni dolorose. È un giorno che si è avviato, si è aperto ed è iniziato forse con la luce della tristezza e con la delusione nel cuore, ma è un grande e bellissimo giorno perché? Perché in questo giorno, ancora una volta, non solo hai ricevuto il dono della vita, ci stai seguendo e noi ti salutiamo, ma vogliamo anche mettere evidenza sul fatto che in questo giorno tu potrai gustare la presenza di Dio che risolve la situazione tenebrosa e difficile e tempestosa che stai vivendo. Non smetterlo mai di credere, e non è solo il fatto che tu lo credi che questa cosa si possa risolvere, ma è sperimentare, devi vivere la presenza del Signore. Quindi benvenuto e buongiorno con Gesù a te, e buongiorno anche a te, Mariana. Buongiorno anche a te, Michele. Gloria a Dio. Sapete che il Signore accanto a noi ci dà tanta sicurezza. Amen. Sicuramente noi non passeremo, tutti passiamo dei momenti difficili, come parlavi tu, dei momenti dolorosi. Certo. Stamattina ci sono anche delle richieste di preghiera, per esempio ieri sera mi sono giunti dei messaggi di alcuni che devono fare degli esami, e sicuramente sì, aprendo gli occhi stamattina il primo pensiero è andato l'esame, l'esito. Quindi il nemico già mette davanti agli occhi di scenari a volte anche catastrofici che sono solo frutto di immaginazione. Sì. Ma noi sappiamo che il Signore è dalla nostra parte, che Lui ci ha promesso di stare con noi quando attraversiamo le acque e il fuoco e non ne saremo né bruciati né sommersi. E stamattina sia questa proprio la preghiera di tutti quelli che hanno, aprendo gli occhi, hanno pensato subito alle cose che devono affrontare. Noi possiamo dire con certezza: Signore, Tu mi hai promesso che sarai con me quando attraverserò le acque, Tu mi hai promesso che sarai con me quando passerò per il fuoco, e Tu mi hai anche promesso che non resterò bruciato né sommerso. Anche gli amici di Daniele, per esempio, quando uscirono dalla fornace ardente, sì, soltanto le gacce che li tenevano legati furono bruciati. Sciolti, gloria a Dio. Furono proprio bruciati, non sciolti, sì, proprio bruciati, disintegrati. Però loro non puzzavano nemmeno di fumo. E questa cosa tante volte non la sottovalutiamo. Non puzzano nemmeno di fumo, quando poi a casa nostra basta per fare una fettina di carne e già la puzza invade tutta ogni stanza, ogni singola stanza è invasa da quell'odore forte di fumo. È possibile che loro che sono stati proprio nella fornace non puzzano di fumo? Questo significa che sì, noi possiamo passare dei problemi, delle grandi difficoltà, ma se Dio è con noi, se passeggia con noi in quella fornace, gli effetti non li subiremo. Alleluia. Quindi dopo sarà come se non avessimo subito nulla. È vero. Come se nella vita nostra, ieri parlavo con una donna che mi raccontava la sua testimonianza di impatto proprio fortissima, e lei diceva: io posso dire che il Signore ha cambiato la mia vergogna in gloria. Che parole, Michele! E queste sono proprio parole che possono esclamare quelli che hanno passato, veramente, che hanno passeggiato tra le fiamme, non portano nemmeno più la puzza sugli indumenti. Alleluia. Queste sono le cose che Dio fa. Però sicuramente ne usciremo uomini e donne consapevoli di che cosa, di chi apparteniamo, consapevoli di cosa possiamo fare con il Signore. Amen. E consapevoli che se anche passiamo dei momenti burrascosi nella nostra vita, noi li possiamo attraversare con l'aiuto di Cristo Gesù e ne usciremo più forti di prima. C'è una nostra amica che poi è diventata, forse non so se segue oggi insieme, ma comunque segue le trasmissioni in generale, che da tanti anni, Marianna, qualche volta ne abbiamo anche parlato, da tanti anni questa amica ha vissuto una situazione in cui si svegliava, si metteva sul divano e viveva la depressione più totale, fumando decine e decine di sigarette al giorno, vivendo nel più crollo totale, e passava la sua giornata, chissà se adesso ci sta seguendo, e passava la sua giornata inviando messaggi di aiuto alle persone, perché il suo unico desiderio era aprire quella finestra e buttarsi giù, ma non aveva le forze nemmeno per fare quello, e continuava tutto il giorno. Amici, vi sto parlando di anni. Questo sentimento, questa donna lo ha avuto per anni. Il mese scorso
una settimana precisa vedevo che non scriveva e allora ho cominciato a scrivere io. Come ti senti? Che cosa è successo? Perché non mi scrivi? Che cosa sta capitando? In realtà, vi devo dire la verità, ero pure un po' intimorito. Ovviamente potete immaginare, potete immaginare che in questo tempo, in questi anni, abbiamo veramente provato in tutti i modi ad aiutarla. L'abbiamo portata in chiesa, l'abbiamo assistita. Ci sono delle donne, che Dio benedica grandemente, che si sono messe in auto, hanno fatto dei chilometri anche solo per preparare un pranzo, per stare vicino ai bisogni che questa donna aveva da madre e moglie di famiglia. Aveva bisogno anche di gestire al meglio la propria famiglia, e abbiamo visto anche in questo il corpo di Cristo che si è mosso, persone che dalle varie parti disparate d'Italia. Poi è accaduto che questa donna, a un certo punto, non la sentivo più, non vedevo più i suoi messaggi, abbiamo provato in qualche modo anche a capire, e lei ha detto una cosa. Una mattina mi sono svegliata, alleluia, sono andata al bagno, mi sono guardata e ho visto in quello specchio una donna diversa, una donna che aveva degli occhi, che aveva sì delle rughe, ma dietro quelle rughe c'erano delle espressioni. Lei si è risvegliata, ancora nella condizione di ansia pressante nella quale viveva, ma aveva gli occhi dell'anima aperta dopo tanti anni, fratelli, amici, cari. Questo è stato un miracolo che io posso testimoniare perché è avvenuto adesso. Ed è accaduto che quella donna ha cominciato a chiamare le stesse persone a cui chiedeva continuamente aiuto dal mattino alla sera. Io vi posso testimoniare che questo accadeva dal mattino, dal presto mattino, 5 del mattino, fino alla sera, alle 24, ancora a mandare messaggi di aiuto. Tutti i giorni quella donna ha cominciato a chiamare quelle stesse persone, a mandare messaggi di oggi sto meglio, la prima volta che si poteva ricevere un messaggio positivo. La prima volta dopo tanti anni, oggi sto meglio. Quella era l'apertura di qualcosa che accadeva dal cielo. Ma com'è possibile? Lei ha cominciato, attraverso la presenza di Dio nella sua vita, a valutare la sua dignità di donna. Perché Dio ti ha dato una dignità di uomo, una dignità di donna, che il peccato desidera in tutti i modi distruggere. E sai perché accade questo processo? Accade perché il diavolo conosce la tua potenzialità, esatto, e dice: con tutta questa dedizione che ci mette dietro ad offendere Dio, a stare male, a fare pensieri negativi, ad immaginare il peggio, ecco, anche la capacità di immaginare è un potenziale nelle mani di Dio. E il diavolo lo sa e dice: se io la blocco, se io lo blocco, non farà strage di anima e di benedizione nel regno di Dio. Appena tu invochi il Signore, Dio apre i tuoi occhi, ancora prima che accada quello che è la liberazione totale, tu vedrai nella tua vita che hai un'identità, che hai una dignità, che Dio stesso con la sua presenza ha messo nella tua vita, Lui stesso col suo soffio ti ha dato. Non devi assolutamente pensare che la malattia, la tempesta, la circostanza possa violare in qualche modo la tua identità spirituale. Oggi prendi consapevolezza, come questa donna che io saluto caramente, Dio ti benedica, sei una testimonianza potente, da un mese ha cominciato a testimoniare a destra e a manca, e io sono un testimone oculare di quello che lei dice, alleluia, nelle chiese e tra la gente, che questa possibilità è aperta oggi anche a te. Non guardare le circostanze intorno, pensa che oggi c'è la grande liberazione a tua portata di mano, ma devi avere la consapevolezza di essere un uomo e una donna con una grande dignità, con una grande identità. Certo, puoi aver fatto degli errori, questo non lo possiamo forse oscurare, hai fatto degli errori, ti trovi a pagare le circostanze, le conseguenze, se ti trovi all'interno forse di un carcere a scontare la pena per un errore che hai fatto, ti sei pentito, ti sei pentita, ti stai pentendo, hai deciso e hai detto a te stesso già molte volte, te la sei presa con te stesso, hai detto: ma perché l'ho fatto? Guarda che cosa sto combinando della mia vita. Bene, oggi però c'è un passo in più da fare: riconquistare l'identità, non l'identità che avevi prima quando sbagliavi, ma l'identità che Cristo ti può dare oggi, che è quella che Dio ha messo nel tuo cuore quando sei venuto alla luce.
Dio ha messo lo spirito in te quando sei venuto alla luce, e quello spirito contiene in sé un'identità spirituale che si deve solo manifestare nella tua vita, ma che già c'è, quindi non tenere più chiusa dentro a una cassaforte l'identità spirituale. Apri quella cassaforte, smantella quella cassaforte e fa che la tua vita possa essere mossa dallo Spirito Santo, alleluia, che attesta insieme al tuo spirito che sei una figlia di Dio, che sei un figlio di Dio. Ricevi Gesù, oggi è il tempo, alleluia. Alleluia. A questo punto io voglio ringraziare il Signore e poi dopo leggiamo il versetto che l'abbiamo fatto. Alleluia. Padre, ti ringraziamo con tutto il nostro cuore anche stamattina, Signora, per come ci possiamo accostare a te, chiamarti Padre. Questa relazione grazie, per noi è la garanzia, alleluia, dell'amore che tu hai verso, alleluia, noi, della tua protezione e della tua cura. Grazie Signore perché ci sentiamo altamente privilegiati di essere figli tuoi, di sentirci amati da te e pensare da io te. Chiamo, Signore, gli uomini tante volte si dimenticano dei loro parenti più prossimi, addirittura dimenticano dei genitori. Oh, Signore, ma tu, Signore, non dimentichi nessuno. Nessuno stamattina si senti abbandonato, alleluia, perché il tuo amore è straordinario. In questa mattina noi già sappiamo che tu hai gettato delle corde d'amore per attirare a te delle persone che si sentono dimenticate, alleluia, dal mondo. Noi sappiamo, Signore, che tu le stai cercando con tanta passione, perché per, alleluia, quelle anime, per tutte le anime, tu hai dato la tua vita di Cristo Gesù. Grazie, Signore, grazie per quello che tu compi per noi, grazie per l'opera tua meravigliosa, continua a benedire le nostre vite. Noi ci rendiamo, amen, a te stamattina perché abbiamo grandemente e urgentemente bisogno di te. Chiediamo ogni cosa in Gesù, che sia amato e benedetto in eterno. Amen, amen, gloria al nome del Signore. Il versetto che ci propone oggi il calendario lo troviamo nel primo libro della parola di Dio, che sarebbe Genesi capitolo 45 verso 26, e dice: gli riferirono ogni cosa dicendo: Giuseppe vive ancora ed è governatore di tutto il paese d'Egitto, ma il suo cuore rimase freddo. Vediamo un po', la Bibbia mi pare che continua a dire perché egli non credeva, esatto, loro. Perché egli non credeva loro? Benissimo. Il papà. Quando uno dice sempre bugie, alla fine non viene più creduto quando una volta dice la verità. Vero, in vero, realtà è questo l'epilogo di questa storia, no? È vero, è vero. Per chi non conosce la storia di Giuseppe venduto ai fratelli, potete trovarla scritta appunto nel libro di Genesi, spucciando già qualche capitolo prima, qua siamo al 45, capitolo 45. Però se volete dovete fare qualche capitolo indietro per vedere quando i fratelli vendettero Giuseppe perché era il prediletto del padre. Il padre gli mise addosso una veste dalle maniche lunghe e la veste era appunto dignità. Tu prima hai parlato di dignità. Quando si vestiva qualcuno, soprattutto con le maniche lunghe, era proprio dignità, era regale. Quindi il padre lo considerava un figlio benedetto, e visto che comunque Giacobbe era un uomo di Dio, sicuramente come il Signore parlava a Giuseppe attraverso i sogni, parlava anche allo spirito di Giacobbe, affermando che quel figlio Giuseppe era stato scelto per una missione importante. Ora qui, quando praticamente i fratelli riconoscono Giuseppe, o meglio, Giuseppe si fa riconoscere dai suoi fratelli, e a un certo punto li chiede del padre. E quando questi figli tornano dal padre per comunicare che il figlio Giuseppe vive ancora, ma che addirittura è diventato un uomo potente, e subito viene subito dopo il faraone, ora immaginate uno dei nostri figli, immaginate di avere un figlio perduto e non sapete se vive, se non vive, all'improvviso compare in TV accanto al governatore di Stato. E che cosa pensereste? Dici, ma aspetta, ma quando arrivano i fratelli di Giuseppe a comunicare a questo anziano papà che ha pianto per tanti anni la morte di suo figlio, è naturale che il suo cuore rimane freddo. Lo Spirito Santo stamattina però ha un messaggio più profondo per ognuno di noi. Chissà per quanti anni stai pregando per una situazione che sembra morta e defunta, ma lo Spirito Santo stamattina ti sta dicendo: vivi ancora. E non lasciare il tuo cuore freddo. Lo Spirito Santo è così meraviglioso, Dio è così compassionevole, che ripete ancora una seconda volta. Infatti, se voi leggete, i fratelli di Giuseppe dovettero ripetere di nuovo tutto quello che Giuseppe gli disse. E quando li ripetettero per la seconda volta, lo spirito di Giacobbe si rinvigorì. Se il Signore già ti ha parlato in un'altra occasione, già attraverso la sua parola ti ha detto che la situazione non è morta, ma vivi ancora, quel problema non è chiuso, ma io lo risolvo,
e lo Spirito Santo stamattina ti sta ripetendo per la seconda volta: quella situazione non è morta, lascia che il tuo spirito prendi forza e si rinvigorisca, perché il Signore ti sta dando un messaggio chiaro. Quella cosa, quella situazione, quel problema non è finito, non è morto così. Il Signore ha tutto sotto controllo e ha degli scopi, dei piani che tante volte a noi sono incomprensibili, ma fanno comunque parte dei Suoi piani. Con piena fiducia vogliamo dire: sì Signore, io credo alla Tua parola. Come farai? Non lo sappiamo. Tante volte il nemico ci mette a ragionare. Usa la nostra intelligenza per bloccare l'opera spirituale di Dio. Usa la nostra ragione per bloccare le opere straordinarie che il Signore fa attraverso la fede. Vogliamo spiegare con la nostra ragione, con la nostra carnalità, come potrebbe Dio fare e trovare la soluzione, cercare di capire nella nostra testa le dinamiche. Questo voler spiegare e trovare a tutti i modi le dinamiche di come Dio fa, ci fa perdere la fede. Perché in realtà non abbiamo una spiegazione umana di come Dio si muove, però Dio si muove e noi siamo testimoni che il Signore, quando ha deciso di raggiungere un obiettivo, lo raggiunge con i fratelli malvagi, senza i fratelli malvagi. A un certo punto, se voi tornate indietro, c'è scritto che Giuseppe dice ai suoi fratelli: non vi attestate, perché Dio stesso mi ha mandato qui per conservarvi in vita. Ma come? Hanno ammazzato, hanno cercato di uccidere, l'hanno gettato nella cisterna, e poi Giuseppe usa queste parole verso i fratelli, dice: non vi rattristate, perché Dio stesso mi ha mandato qui per conservare voi in vita. Vedete un po', le leggi del regno, come sono diverse dalle nostre leggi che facciamo occhio per occhio, dente per dente. Se tu mi hai fatto del male ricevi male, se tu mi fai del bene forse ricevi del bene. Invece vediamo un Giuseppe che non ha mai smesso di relazionarsi con il Padre Celeste, che non ha mai smesso di comunicare con lui. Infatti gli dice: non siete stati voi che mi avete mandato qui, ma è stato Dio. Non erano parole di circostanza. Noi tante volte usiamo delle parole di circostanza per mettere a tacere o la coscienza, oppure semplicemente per placare un poco gli animi, il nostro animo soprattutto. Quindi ci diciamo delle cose semplicemente per calmarci un po', perché siamo troppo arrabbiati. Giuseppe diceva quelle parole con una molto convinto, fermamente convinto, perché Dio gli parlava continuamente. Se vuoi conservare la pace di Giuseppe, la tranquillità di Giuseppe, un Giuseppe che aveva bene in mente la sovranità di Dio, non dobbiamo mai smettere, anche nei momenti tristi, quando qualcuno ci getta nella cisterna, quando qualcuno ci vende alle carovane dei venditori, Giuseppe è stato venduto come schiavo, non dobbiamo mai perdere quella relazione intima con Dio che ci fa scorgere il piano di Dio per noi, che è molto più alto di quello che gli uomini hanno stabilito per noi. Io ho visto nelle parole che dicevi quando raccontavi l'epilogo, e quindi ad un certo punto Giuseppe che si testimonia magnanimo con i fratelli nonostante quello che ha subito, ho subito pensato ad un fatto. Per così tanti anni Giuseppe non ha potuto dire a nessuno che quello che stava vivendo era un vero piano di Dio. Nessuno avrebbe mai compreso quello che il Dio di Giuseppe stava facendo in quel momento nella vita di Giuseppe. E quindi è un po' come se avesse Giuseppe vissuto delle fasi molto nell'intimità, cioè ha vissuto delle fasi di scoraggiamento mentre era da solo, nessuno poteva incoraggiarlo, se non Dio stesso. Ha vissuto delle fasi in cui ha dovuto vivere anche il successo del mondo, perché ad un certo punto è stato nominato, sì, era attorniato da persone che però osservavano solo il prestigio politico della persona e non quello che in realtà Giuseppe aveva in fondo al suo cuore, ovvero che Dio in quel momento lo stava innalzando a figura di viceré. Addirittura ad un certo punto ha dovuto anche fare i conti con la delusione, ha detto: ma guarda un po' quei fratelli che cosa mi hanno combinato, ma guarda che cosa mi è accaduto. Ogni emozione che ha dovuto attraversare, ogni fase che ha dovuto attraversare quest'uomo, mi è sembrata di viverla che come se l'avesse vissuta, diciamo, da solo. Ecco, non poteva confidarla con nessuno. Chi l'avrebbe capito? Era l'unico che aveva questa appartenenza al Signore. Ma oltre a questo, se i fratelli, a sentire i sogni di Giuseppe, che si inchinavano, lo odiano al punto di strappargli la veste di dosso, di chi altro poteva mai fidarsi? Poteva mai andare poi a dire al faraone? Sì, infatti. Poi considerando anche che Giuseppe era schiavo, quindi non era, certo, non aveva nemmeno diritto di parola, gli schiavi non erano considerati persone, erano considerati a livello degli oggetti e degli animali. Sì. Quindi Giuseppe è stato un lungo periodo dove per forza di cosa non poteva parlare, quindi il Signore ha permesso anche quello,
per insegnare a Giuseppe a relazionarsi solo con lui, un Giuseppe che era abituato a relazionarsi con i fratelli. Ho sognato, lo diceva a tutti, no? Questa smania di raccontare. Il Signore che ha fatto? L'ha messo in una posizione dove gli ha proprio insegnato a parlare solo con lui, quindi automaticamente, dopo il tempo di prigionia, perché poi sappiamo che poi è stato levato, il Signore ha permesso che Giuseppe fosse levato nel momento in cui ha imparato la lezione e non tiene più questa tendenza a dire tutte le cose agli altri, a dire, a raccontare tutte le cose agli altri. Ha subito una prova meravigliosa che ha segnato grandemente il carattere di quest'uomo. E concludo il pensiero che stavo dicendo per dire che quando poi Giuseppe ha incontrato i fratelli, tra la lista di emozioni che non aveva ancora condiviso con nessuno e poteva condividere finalmente con i suoi fratelli, quello che ha deciso di evidenziare invece è stato soltanto un unico punto. Il nostro Signore mi ha reso re per salvarvi. Questa cosa mi tocca particolarmente, perché quando arriva la benedizione di Dio e quando arriva la risposta di Dio alla tua vita, tutte le pene scompaiono. Infatti è esattamente come quando una madre dà alla luce il proprio figlio. Sì, tutte le doglie le dimentica, tutti i dolori le dimentica. Ok, ecco, mi riferisco a Marianna che è mamma, quindi immagino che questa cosa sia percepibile di più. E quando poi viene alla luce il proprio bambino, scompare ogni forma di dolore e di sacrificio. Quando tu vedi tua figlia, tuo figlio forse laureato alla conclusione di una serie di studi per cui tu hai anche investito del tempo, delle risorse, dei sacrifici, e poi lo vedi realizzato questo momento, dici: questo è il momento in cui posso dire di aver compiuto la mia missione, ti dimentichi di tutti i sacrifici. È o non è questa una grande benedizione che quest'uomo ha dovuto testimoniare? E questi fratelli, con quale atteggiamento se ne andarono dal padre? Possiamo dire che qui in questo caso, immagino, e questo lo dico con un tanto diciamo di dubbio, ma immagino che loro abbiano avuto un tono anche il modo in cui si dicono le cose. Sapete, nella comunicazione esistono, quando comunichiamo, esistono tre messaggi, tre canali che arrivano alla persona. Il primo canale sono le parole, quindi le parole che noi diciamo. Il secondo canale è invece la gestualità, la comunicazione non verbale. E poi il terzo canale è il tono. E pensate un po', al primo posto per la ricezione del messaggio, col 65% c'è il tono. Se io dico a voi una cosa gioiosa ma con un tono mesto, dall'altra parte si percepisce invece una notizia mesta. E questo è quello che secondo me è accaduto in questo momento. Sono andati dal padre, hanno raccontato la cosa, ma l'avranno raccontata così tristi e così con un linguaggio veramente angosciato, per dire che guaio che c'è, che il padre non gli ha creduto e avrà detto: ma questo atteggiamento che avete è quello solito, classico. Forse erano più preoccupati di delle ripercussioni. No, forse erano più preoccupati di stare dichiarando in quell'affermazione: siamo bugiardi, che abbiamo mentito per tutta la vita. È quindi vero. Era intrinseco, no? Il messaggio: siamo bugiardi, ti abbiamo mentito, ti abbiamo fatto soffrire volutamente, proprio un'azione volontaria. Hanno ucciso non soltanto il figlio, ma anche il padre. Di quanti anni non ha vissuto più? Tanto è vero che la parola dice: lo spirito si rinvigorì. Ma sì, è vero. Cioè, un uomo che praticamente era uno zombie, viveva ma non viveva, perché era distrutto dal dolore. E come questi figli hanno potuto mentire loro padre per tutti questi anni? Veramente è terribile pensare a questi sentimenti che sono stati alimentati dall'invidia. Che brutta cosa l'invidia, perché in realtà c'era di base l'invidia di questi fratelli che l'ha spinti a vendere il loro fratello Giuseppe. Però è meraviglioso pensare che se anche gli uomini si accordano insieme, come hanno fatto i fratelli di Giuseppe, per fare del male a Giuseppe, se anche qualcuno si sta accordando per fare del male a te e per venderti alla prima carovana che passa, sappi che se Dio ha un piano per te e ha stabilito per te una chiamata, ti ha chiamato in un posto per servirlo in un posto, loro ti possono anche fare del male, che ti buttano nella cisterna, ti possono anche strappare di dosso la veste, ma non ti possono strappare di dosso la chiamata.
Questa è una cosa che non possono fare, perché se Dio ti ha chiamato, se Dio ti ha scelto, sicuramente porterà a termine il lavoro, Alleluia. L'obiettivo che ha per te, i suoi propositi per te li porterà a termine. Quindi non lasciare che non lasciarti rubare l'intimità con Dio per la delusione dei fratelli. Molti, io dico fratelli perché mi riferisco sempre al passo, ma può essere chiunque a deluderti, no? Quelli più vicini e quelli Amen. Più lontani. Magari sono le persone che, tu, dalle quali ti aspetti un'assistenza, un conforto, una parola di conforto, un aiuto, uno sprono. A volte noi facciamo nella nostra immaginazione, immaginiamo come fece quell'uomo lebbroso, ora il profeta uscirà e agiterà le mani su di me. Anche noi lavoriamo di fantasia e pensiamo, se il Signore mi ha chiamato, forse il responsabile della congregazione verrà e mi dirà, tu sei chiamato, tu sei... E immaginiamo, no? Sì. Lavoriamo tanto di fantasia. Poi ciò non accade e noi incominciamo a perdere l'entusiasmo. Noi non dobbiamo perdere così non sia, così non sia, sì, assolutamente, infatti. Che se il Signore ci ha chiamato a qualcosa, sicuramente in un modo o nell'altro ci porterà a svolgere quella chiamata. Io vorrei sfruttare veramente un minuto che, se mi concedi, certo. Se me lo permetti, per rivolgere un piccolo messaggio a quanti genitori in questo momento sognano di rivedere il proprio figlio che oramai hanno perso in qualche modo. Ovviamente non mi sto riferendo solo al fatto che magari non lo vedi più perché è scomparso dalla circolazione. No, non ci stiamo riferendo a questo, ma mi sto riferendo al fatto che tu vedevi alla presenza del Signore tuo figlio e poi improvvisamente è scomparso. Non è più tua figlia, non è più tuo figlio con te alla presenza di Dio. Vuole dire che probabilmente stai pregando intensamente per la conversione, la riconversione dei tuoi figli che oramai sono persi e tu dici è impossibile che mio figlio possa rivivere perché si è incamminato in una strada irreversibile. Non mettere limiti al Signore, caro, cara, veramente non mettere limiti a nessun limite a quello che Dio può fare nella vita di tuo figlio. Conosciamo testimonianze, siamo sicuri e certi che Dio si è preparato una strada anche attraverso la tua educazione, l'educazione che hai dato a tuo figlio, si è preparato una strada nel suo cuore affinché possa rivelarsi probabilmente in un modo più potente di come si è rivelato a te. Queste sono parole profetiche, voglio che tu le diceva. Dio si rivelerà in un modo ancora più potente di come si è rivelato a te nel cuore dei tuoi figli. Nel cuore dei tuoi figli è preparata una strada. Ci sono delle cose che Dio sta organizzando nel mondo in cui vivono. Tu dici, ma è impossibile, loro non incontrano persone in chiesa, non incontrano gente che pensano a Dio, non incontrano... Dio sta lavorando nella sua coscienza. Tieni fede, non smarrire la tua fede, non fare come questo padre, non fare come questo Giacobbe che ad un certo punto ha dovuto dire il mio cuore è freddo perché non, nemmeno se lo vedo con gli occhi miei ci credo che si è convertito. Non lo fare, non lo dire, perché presto arriveranno notizie, anche piccoli segnali, e se tu non li sai cogliere probabilmente ti ritroverai tu ad essere lontano dal Dio a cui vuoi portare tuo figlio. Devi ritornare nella fede iniziale in cui dicevi Signore salvalo, Signore salvala, perché Dio sta per salvare il tuo figlio, ma tu devi avere la lucidità, devi rimanere con un cuore caldo. E come si fa a rimanere con un cuore caldo? Devi rimanere nella fede giusta di vedere tuo figlio salvato. Stai pregando per questo? Alla fine vuoi la benedizione di tuo figlio, sì o no? È per questo che stai pregando. E allora perché smetti di credere? Dio ha un piano. Le situazioni sono difficili. Dici, io non gli posso più parlare, a me non ascolta. Fermati, preparati, perché quando Dio lo salverà, da te verrà per parlare e pregare insieme. Quindi preparati, non farti trovare con un cuore freddo. Amen. Sai Michele, parlando di questa insistenza davanti al Signore, pensavo Alleluia. Che molti sono convinti che si devono torturare, che si devono sfigurare, no, sai? Mi viene in mente la storia di Elia con i profeti di Baal, i quali si torturavano, si incidevano le carni, c'è scritto proprio, si facevano dei segni con i loro coltelli, con le loro navi, si incidevano la pelle e si straziavano davanti a queste divinità che erano sorde e mute, non... Per ore, sappiamo ore, come, ore, ore, sappiamo ore. Come è finita. E poi sappiamo come è andata a finire, che a un certo punto Elia si stancò e disse, ma state ancora lì, ma forse sta dormendo, ma forse è andata a fare le vacanze. Quindi comincia a prendersi il gioco di quegli uomini. Bastò soltanto che
Elia disse: Signore, manifesta la tua potenza e scenda la tua gloria. In un attimo, in pochi minuti, il Signore bruciò l'olocausto, l'acqua, le pietre, la terra, sappiamo come questa storia. E poi invece c'è Eliseo che dice: vicino a suo servo Gheazi, dopo un lungo tempo dove non arrivava la pioggia, dice: sali sulla montagna e va a vedere se c'è qualche nuvola, no? E glielo chiede 7 volte. Vediamo in tutti e 2 casi delle preghiere molto semplici. Non dovete pensare che andare al Signore ogni volta ti devi stancare, devi stare lì, Signore ti prego, e devi piangere, ti devi fare mal di testa, ti devi fare... No! Ti accosti al Signore, lo ringrazia, poi dici: Signore, io ti ricordo che c'è sta mio figlio, con molta semplicità, visto che tu sei Dio del cielo e della terra, Signore, ti ricordo che sta aspettando che tu intervieni, con molta fiducia, tranquilli, pacati, senza sprecare le energie per piangere, convincere il Signore. Lasciamo a Dio i tempi di agire secondo la sua volontà. Gheazi salì 7 volte, quindi questo mi fa anche pensare che noi ogni giorno dobbiamo semplicemente andare a vedere se sta succedendo qualcosa, semplicemente ci dobbiamo accostare a Dio per dire: Signore, io sto aspettando l'intervento, e poi probabilmente arriverà un momento che tu vedrai una piccola nuvoletta da prendere in considerazione. Forse tuo figlio ti chiederà: voglio una spiegazione, mi puoi spiegare questa cosa? Non forzare la mano, lascia Amen. Che sia quella piccola nuvoletta Amen. Che mano a mano diventi una grande Amen. Nuvola fino Amen. Al punto che tu Alleluia. Devi legare carri e cavalli Amen. Come disse Eliseo, e ti devi riparare. Quindi quando Amen. Vedi che Dio fa piccole cose, non forzare Amen. La mano, lascia ancora fare a Dio, Amen. Lascia ancora fare a Dio, dice ancora Signore, sì, continua ad Alleluia. Intervenire nel tuo intimo, gioisci nel tuo intimo, non fare l'errore di finalmente, sei reso conto che ti... perché altrimenti rischi di cominciare da capo, soft. Alleluia. Noi ci presentiamo davanti al Signore con le nostre richieste, tranquilli, lasciando i pesi lì, ricordando al Signore ogni giorno. No, perché dobbiamo ricordare, perché il Signore ama dei figli che sanno chiedere. Il Signore, questo è per la tua gloria, quando mio figlio si arrenderà, Alleluia. Mio marito, mia moglie, mettici quello che è il tuo bisogno, noi daremo a te la tua gloria. Stiamo aspettando, Amen. Io racconterò le opere che tu hai fatto per me, con tranquillità, senza distruggerti, perché Alleluia. Il Signore vuole che ci accostiamo a Lui veramente con gioia e con lodi. Alleluia. Io vorrei parlare qui e stare veramente per tanto tempo ancora, ma dobbiamo andare avanti con il nostro palinsesto che oggi è veramente molto ricco di contenuti di edificazione per la nostra vita. Sì. Allora, innanzitutto, come ogni mattina alle 10:30 ci sarà la voce del pastore, quindi tra qualche minuto avremo la visita pastorale del pastore Cataldo Petrone, poi ci sarà una puntata di review alle ore 12 e ancora oggi, in questo giovedì, seguiremo con i tanti appuntamenti del giovedì, come per esempio alle ore 15 c'è la celebrazione del Ministero Secondigliano alle ore 15 per quanti seguono questo appuntamento. Alle 18:30 invece c'è celebrazione dalla Chiesa di Napoli via Carafa e per quanti vogliono, per quanto hanno nel cuore di scoprire che cosa si fa all'interno di una chiesa, ecco, seguendo le celebrazioni potete anche sbirciare quello che accade la dentro la chiesa, che cosa fa dentro un locale, perfetto, che spesso è, insomma. Alle ore 20 invece vi aspettiamo questa sera con il culto del giovedì, perché il lunedì e il giovedì a Parole di Vita c'è il culto con la voce del pastore. Questa sera alle ore 20 avremo il culto in diretta proprio con il pastore Cataldo Petrone e insieme innalzeremo il nome del Signore. Subito Alleluia. Dopo il culto invece c'è una celebrazione alle ore circa 22, ecco, della celebrazione della Casa di Grazia della provincia di Caserta e così poi avanti con le repliche della serata. Intanto vi invitiamo a continuare a pregare per noi, a sostenerci in questo momento che il pastore Cataldo anche sta avvisando. Abbiamo bisogno della vostra vicinanza, vogliamo sostenere in tutti i modi l'opera che Dio sta facendo nella nostra nazione, anche attraverso il canale televisivo, il network, ecco, è improprio dire canale televisivo, in realtà il nostro, il vostro è un network. La missione Parole di Vita è in realtà un network, perché raggiunge veramente tantissimi canali di comunicazione, tra cui anche la televisione che in questo momento stiamo usando per stare con voi in diretta. E questo è il nostro canale, questo è il modo che Dio ci ha indicato di andare avanti e di portare avanti la missione che ci ha affidato.
E in questo vi chiediamo di starci vicino, di sostenerci con le preghiere e come il Signore delibera nel vostro cuore. Sul nostro sito www.paroledivita.org/dona avete la possibilità anche di poter donare per l'avanzamento dell'opera di Dio attraverso il canale, che in questo momento versa un pochettino in emergenza. Anche perché ci sono quelli che vanno e ci sono quelli che non possono andare, che semplicemente possono fare un po' di carburante. Sì, è per vero. Lasciare che. Quindi è importante sapere questo, che tutti possiamo in qualche modo raggiungere le anime, in un modo o nell'altro, chi va e chi manda. È vero. Anche noi vogliamo sensibilizzare tutti quelli che hanno a cuore l'avanzamento del regno di Dio, proprio a prendere un peso, ma quello che il Signore mette in cuore, ma in qualsiasi modo sostenere quest'opera che in questo momento ha bisogno. Bene, possiamo passare al tempo della preghiera. Sì. E vogliamo pregare proprio per la salvezza dei nostri figli. I messaggi che riceviamo, stanno arrivando tanti messaggi sui figli, ma tanti. Abbiamo bisogno proprio di vedere questo, come dire, questo nostro Giuseppe al comando della sua vita di nuovo. Ok, d'accordo, noi pregheremo proprio per voi, siamo qui anche di fronte ad una valanga, ecco, c'è Davide, sì, Antonella, c'è Maria, Rosaria, c'è Giovanna, Pasquale, Edoardo, sono veramente tantissimi i messaggi che ci sono arrivati, non riusciamo anche a leggerli tutti. Patrizia, mamma mia, tanti. Noi siamo qui in diretta, stiamo pregando per voi, stiamo per iniziare a pregare, mettetevi in comunione insieme a noi in questo momento, noi pregheremo per la salvezza dei nostri figli e per tutti quei miracoli su cui abbiamo smesso di sperare. Questa mattina il Signore viene a noi con una speranza, portando proprio alla nostra attenzione questa storia meravigliosa. Vuoi aggiungere qualche altra richiesta? Michele, le richieste sono tante e sono tutte proiettate un po' sui figli, quindi secondo me lo Spirito Santo stamattina ha voluto proprio evidenziare questo problema. Padre, noi ti ringraziamo per questo tempo che ci stai concedendo di stare alla tua presenza, oh Signore. Innanzitutto vogliamo dirti, dichiarare, aprirci proprio completamente e dire: tu sei il nostro Signore, noi ci fidiamo solo di te, a te sottoponiamo la nostra vita, in te confidiamo e mettiamo in te tutte le nostre preoccupazioni. E oggi, Signore, le preoccupazioni che affollano il nostro cuore, proprio in visione e in vista e all'ascolto della tua parola, le nostre preoccupazioni sono prevalentemente quelle che riguardano i nostri figli, oppure i nostri parenti, o in alcuni casi potrebbero essere i nostri genitori, il nostro coniuge. Signore, noi portiamo a te, alleluia, questa promessa che tu ci hai fatto forse tanti anni fa, che però non vediamo realizzarsi davanti ai nostri occhi. Forse per alcuni questa promessa potrebbe rappresentare, per esempio, un posto di lavoro, un figlio che non arriva o qualcosa. Signore, in questo momento tu ci stai parlando ancora una volta con grande enfasi sull'importanza che ci ha la nostra attitudine, che deve avere la nostra attitudine, la nostra fede nell'aspettare fedelmente e fiduciosi il tuo intervento. Noi, Signore, vogliamo chiederti di aiutarci e di insegnare a noi a sapere attendere i tuoi tempi e allo stesso tempo sfruttare il tempo dell'attesa per alimentare la nostra fede nella conquista di tante altre nuove missioni e tante altre nuove benedizioni e promesse che tu ci hai dato. Oh Signore, i nostri figli davanti a te, li vediamo soffrire probabilmente, li vediamo che stanno in un momento di difficoltà, non sanno come affrontare forse la loro vita e solo semplicemente perché hanno rinnegato i consigli che provengono dalla tua parola attraverso noi genitori. Signore, forse tante volte diamo dei consigli e li mischiamo insieme al sentimentalismo e vogliamo in qualche modo, sbagliando anche, volerli proteggere in tutti i modi e facciamo peggio. Oh Signore, forse questi danni e questa lontananza è stata causata proprio dal nostro modo sbagliato di essere genitori. Padre, nel nome prezioso di Gesù, ora davanti a te noi veniamo come genitori che forse hanno sbagliato e che sono preoccupati, ma veniamo innanzitutto come tuoi figli che vogliono di nuovo credere nella promessa che tu hai messo nei nostri cuori. Quando hai detto: io salverò te e la casa tua, quella promessa l'hai affidato a noi e noi vogliamo credere fedelmente, Signore, a quanto tu hai fatto. Oh Signore, non ci basta vedere
vedere i nostri figli seduti in una chiesa, in una congregazione, che fanno la presenza e marcano il cartellino. Oh Signore, non ci basta che i nostri figli abbiano assunto un buon linguaggio evangelichese e che quindi hanno una buona apparenza di figli di Dio. Oh Signore, non ci basta vederli fedelmente attivi nelle liturgie che forse ha istituito una chiesa, una denominazione. Signore, noi vogliamo vedere i nostri figli infuocati. Amen. Alleluia. Noi li vogliamo vedere nella condizione di viceré, di re. Alleluia. Noi vogliamo vedere tutta la sovranità e l'identità sovrana che tu hai affidato ai nostri figli quando li hai, quando ci hai promesso la loro salvezza. Li vogliamo vedere arresi a te. Amen. Padre, facci vedere la condizione spirituale realizzata dei nostri figli. Noi vogliamo vederli prosperare, non umanamente, non li vogliamo vedere prosperare in questo mondo perché vogliamo dire che sono perfetti e che sono figli a noi. Noi vogliamo vederli arresi a te, figli tuoi, compiere la missione che tu dai, ripieni di Spirito Santo. Vogliamo vederli, oh Signore, pregare da soli e riempirli delle lingue. Signore, vogliamo vederli pieni di doni che vengono dallo Spirito. Vogliamo vederli mandati, vogliamo vederli con una visione chiara che viene dal tuo trono nei loro occhi. Signore, questa è la nostra preghiera. Aiutaci in modo straordinario a rimanere svegli mentre ti preghiamo in questo. Ti chiedo nel nome prezioso di Gesù di stendere la tua mano sulla nostra casa. In questi giorni forse si riuniranno tante famiglie. Abbiamo bisogno, Padre, proprio di vedere te che cambi noi affinché possiamo essere dei tuoi strumenti e dei tuoi messaggeri, non adulterati, non intaccati e inquinati dal nostro criterio religioso di questo si fa, quello non si fa, questo si dice, quello non si dice. Non serve a nulla, Signore, anche perché tu ti compiaci di lavorare i cuori nella libertà dell'amore che appartiene alle caratteristiche straordinarie del tuo essere. Signore, grazie perché ci aiuti e ci porti avanti. Muoviti liberamente nel nome di Gesù. Amen. Alleluia. Alleluia. Amen. Grazie, amen. Signore. Gloria, alleluia. Amen. Meraviglioso Dio. Amen. Noi continuiamo, alleluia, a pregare anche dopo, quando leggeremo, amen, i messaggi che sono arrivati, perché sono tanti. Amen. Sì, è necessario. Continuiamo a pregare anche per gli ammalati, anche nel nostro intimo, quando preghiamo per conto nostro, la preghiera individuale, vogliamo mettere davanti, alleluia, al Signore tutte le richieste. Basta dire, Signore, tutte quelle richieste che sono arrivate, basta. Non sforzarti di ricordare i nomi, mettiamo davanti a Dio. Signore, amen, tutte le richieste che sono arrivate le mettiamo davanti a te. Alleluia. Ci sono tante richieste che non abbiamo fatto i nomi, come per esempio Michele, ci chiedono ancora di pregare per Michele con insistenza, sì, che il Signore tocchi la sua vita. Ci sono tante altre richieste, Dio le conosce e noi, amen, con fede vogliamo dire: Signore, mettiamo queste richieste, alleluia, davanti a te. Opera, intervieni, perché solo a te ne daremo tutta la gloria. Amen. Ricordatevi che vi ricordo che il nostro appuntamento è di nuovo domani mattina alle 9:30, però c'è la nostra replica subito dopo review, amen, di oggi pomeriggio. Torna alle 13. Dio vi benedica. Pace e shalom. Alla prossima diretta. A domani.